Zombie Apocalypse. Bella ragazzi, benvenuti Marco Drums Games Channel Trophy e andiamo subito con il trofeo. Ok ragazzi, adesso facciamo il trofeo specchio riflesso a campo dei detriti Scarzu. Andiamo. Allora, bisogna respingere e ammazzare 10 nemici con il reattore anti-evacuità livello 5. Ok ragazzi, quindi allora andiamo subito a farvi vedere quanto bisogna. Allora, il mondo ragazzi, campo di detriti Scarzu, ok? Scarzu. Allora, andiamo a prendere l'arma. Reattore anti-evacuità. Ok, ragazzi, dovete farlo tutto. Livello 5, completarlo con tutto, perché questo qui i colpi respingono danni maggiori e c'è la parte sotto che è questa qui, cattura e tiene sospesi i colpi temporaneamente, quindi vedete che ne ha 6. Dopo andiamo alla qui che siamo praticamente, ah no, qua non c'è la mappa disponibile, vabbè, avete visto il percorso. Facciamo la prima sfida. Allora, il reattore anti-vacuità è anche un fucile a pompa. Quindi, allora, la prima ondata li ammazziamo e basta. Che non sparano. La seconda ondata lo mettiamo, facciamo molta attenzione a parare i colpi, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, ok, e uno è andato. Allora, io vi consiglio ragazzi, ai, se vi beccano però no. 2. Dai, allora. Ok, avete visto che ha fatto tipo un qualcosa che non mi è piaciuto tanto? Devo stare ancora più distante, raga. Ok, qui l'ho ammazzato sicuro. Cacchiarola. Non ho più. Ah, le munizioni. Allora, visto che le munizioni finiscono così in fretta, bisognerà farlo più volte fin quando si fa il trofeo. Non dà munizioni, non dà. Questa cosa non me l'aspettavo. Che bella fine che si fa, non.
Oh, adesso me la date. Vediamo che cattivo animità. Dai, ancora voi. Uno, due, tre. Ma perché? Cosa è successo? Ah, non ne ho. Allora bisogna fare una roba tipo... Bisogna andare a comprare i proiettili. Caspita. Mi dà il coso avanti proprio. Allora praticamente quando lui... Ragazzi è un po' lunghetto sto trofeo. Quando lui... Para, consuma, sì, adesso me le date alla fine. Uno, due e due. No. È una rottura questo trofeo. Però si fa così, ok raga? Cioè, o riuscite a farlo durante il game, che allora siete stati bravi a averlo visto. Però io non mi spoilerò mai niente, diciamo, arrivo alla fine a fare questi trofei qui. Ok, allora io adesso lo faccio, tanto è inutile star qua a fare 20 ore di filmato per fare questa cosa, e bisogna farlo tutte le volte, però bisogna tornare indietro. Comprare le munizioni. No. Bisogna uscire e basta. Ah, aspetta che lo proviamo ragazzi, così posso anche uscire a metà. Vediamo, voglio provare una cosa da farla insieme a voi. Ok, andiamo. Vabbè, i primi si ammazzano e buon. Anti. E ce l'ho al 100, eh. Allora diciamo i secondi perché sono quelli che hanno le armi più facili, perché quegli altri che vengono dopo sono troppo forti. Ok, eccola qua. Ok, dai, sparatevi ragazzi. Muoversi. Dai, ma mi ha... Ah, schivano anche, raga, eh. Avete visto? Ok, uno è ammazzato, avete visto?
Caspita, 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 caspita. Ok, e sono già due. Dai, ma devi fare... Ok, sono tre. A meno. Ho solo il 27%, eh. Sparami. E questo è un altro. Ok, se io per caso... No, devo finirla. Va bene ragazzi, dai. Allora, interrompo il video qui. Bisogna praticamente finire... Anzi, facciamo una cosa. No, lo finiamo questo, dai. Facciamo una bella cosa. Facciamo una bella massacrata così. Così vi faccio proprio vedere... Come... Vi faccio vedere come se uscendo abbiamo il nostro fucilozzo carico. Perché è una cosa, vedete che io ero andato lì a vedere se era carico, eh? Quindi è una cosa che non è proprio ovvia. Se no bisogna andare a comprare le munizioni. Se invece usciamo ed è carica, vuol dire che qui tutto quello che consuma il gioco poi comunque non lo consuma anche di là. Prendiamo un sacco di roba. Data 4. Sì, diciamo che se l'ho fatto in game è un po' più facile. Sì, effettivamente ci sarebbe anche questo, anche se col 14%. Di tutto vi ammazzo voi, ok? Così non mi rompete. 1 2. No ragazzi, non fatto uno, fatto il primo praticamente non vi dà munizioni per fare il secondo, per velocizzare un po'. Tra l'altro non ho neanche munizioni di questo. Ok, adesso la cosa che mi premeva fare era farvi vedere se noi usciamo e rientriamo, vediamo se l'arma ce l'abbiamo carica al 100%, allora si può tranquillamente fare così, si fa 5-6 volte. Ok ragazzi, arma carica al 100%, si può fare così. Dai, io lo faccio e poi ci vediamo alla fine. Chiaramente ragazzi dovete farlo più volte, oppure se lo volete fare divertendovi lo fate in game, potenziate al massimo l'arma e con lo scudo poi ributtate indietro tutti i proiettili, oppure quando finite il gioco in modalità normale lo rifate
in modalità più difficile o sfida, oppure fate come sto facendo vedere io per farlo velocemente, senza troppo sbattimento, andando qui. Pianeta dei rifiuti, Scazzu, che nome. Sì, ma almeno la traduzione in italiano poteva farlo diverso. E praticamente ve la fate finché vi arriva il trofeo. Ok, raga? Io l'ho dovuto fare 4-5 volte perché non sempre, vedete qui ho messo l'arma con lo scudo, la prima ondata dovete farla senza usare lo scudo, perché sennò poi sia a parare i colpi che a respingerli vi diminuisce le munizioni, tra parentesi, dell'arma, vedete, adesso per dire, ho preso due colpi, 93, 90, ogni colpo, 88, 83, poi lo rispingete indietro, a volte vi schivano, ragazzi, quindi dovete provare più volte fin quando riesce il trofeo. E niente, è tutto qui, non è molto difficile, non è neanche troppo lungo da fare in questo tipo di modalità, oppure ve lo fate normalmente in game. È uno di quelli che si sbloccano, bisogna saperlo perché non tutti vanno a prendere, parare quelle, vedete, quei cerchiolini blu, viola, che cazzo di colore è? Rosa, viola, vabbè, quello che è, rosaceo, ok? Quelli sono i colpi, avete visto? Quando poi lo faccio con l'R2 per sparare, quindi L2 tenete lo scudo, ok ragazzi? Fate arrivare i pallini, ok? E poi dopo li rimandate indietro con R2 per sparare. Si può anche, una volta che lo fate, uscire come ho fatto in questo momento, ok? Tornate al checkpoint e rifate il pezzo. Ok, raga, adesso faccio vedere ancora un pezzettino. Oh, adesso voi non lo vedete, ma è arrivato il trofeo, è arrivato il trofeo. Perfetto, ragazzi. Allora, così è il modo veloce. Poi ci sono anche Bella, gli altri due bella, modi, bella, come bella, vi ho bella, bella, spiegato bella, prima. bella, bella, Il pianeta lo conoscete, il posto dove fare ed questa cosa la ecco conoscete, fatto il nostro l'arma la trofeo, ragazzi. conoscete e anche il potenziamento massimo dell'arma, se no non potete fare questo trofeo. Bella lì. Il nostro trofeo. Posso anche andare al checkpoint. Potete andare al checkpoint, ve lo conta lo stesso, io ho provato. E niente, e abbiamo preso il nostro bel trofeo specchio riflesso. Ok, ragazzi, che vi dico subito che cosa dice il trofeo. Allora, il trofeo dice, perché dall'applicazione mi sto incasinando? Perché mi trova uno, non mi trova, Ratchet & Clank? Ok, poi niente.
Allora, specchio riflesso, ragazzi, vi leggo proprio il trofeo, ok? Ecco. Elimina 10 nemici respingendo proiettili con il reattore anti-evacuità, che si fa qui, dove ci sono le sfide, ok ragazzi? Che è praticamente, seguite la strada a ritroso, che è praticamente sul pianeta campo di detriti scarstu. E mi raccomando, il trofeo lo potete fare solo esclusivamente quando avete potenziato, ok? Comprato e potenziato il reattore anti-evacuità e potenziato tutto, ok ragazzi? Qui siamo sul pianeta che adesso vi ripeto. Campo di detriti Scarzu. E questo è il trofeo di Marco Drums Games Channel Trophy Specchio Riflesso. Elimina 10 nemici respingendo proiettili con il reattore antivacuità. Ciao ragazzi, al prossimo video e mi raccomando seguite il platino di Ratchet Clank Rift Apart. Ciao a tutti ragazzi.